Qualche giorno fa su Instagram mi ha contattato un ragazzo, Anthony, lo saluto e lo ringrazio, chiedendomi qualche informazione in più sulla Nikon D5600. Lui l'ha acquistata recentemente e voleva ottimizzare e avere il meglio, degli scatti che questa macchina può dare. E intanto che ci scrivevamo, che ci scambiavamo, le opinioni, mi ha dato lo spunto per questo video. Quindi iniziamo subito. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, per aiutare Anthony, ma per aiutare tutti voi, ho deciso di fare questo video dove parlo del menu rapido della Nikon D5600. Ovviamente questo video non vale solo per Nikon D5600, vale per la maggior parte delle macchine fotografiche in commercio. Avranno nomi leggermente diversi, impostazioni leggermente diverse, ma comunque il concetto e il contenuto di base sono esattamente gli stessi. Difatti, qui al mio fianco per aiutarmi ho tirato fuori la Nikon D3004, che era la mia vecchia macchina fotografica che ora l'ho regalata a Maggie. Siccome la Nikon D5600, come sapete, la utilizzo per registrare video, ho dovuto utilizzare questa per ricordarmi i settaggi e non andare prettamente a memoria, che sennò sarebbe diventata un po' complicata la cosa. Innanzitutto, come accediamo al menu rapido? Su Nikon c'è un tasto che è una I classica, la I di informazioni. Sulle altre macchine non so giusto come ci si arriva, però sarà comunque qualcosa di abbastanza simile. Quindi premiamo la I e si apre il menu rapido, dove la prima impostazione ci chiede la qualità dell'immagine che noi vogliamo. Come vi ho già detto più volte in questo canale, io scatto sempre in RAW perché edito le foto in post-produzione e voglio ottenere il massimo della qualità. Sono file un po' più pesanti che appunto richiedono un'elaborazione al computer perché è un profilo super piatto il RAW, però ha all'interno tantissimi dettagli. Ragazzi, se scattate in JPEG, scattate in Fine perché è la qualità migliore che potete avere dalla vostra macchina fotografica. La seconda selezione non ci dice nient'altro che la dimensione del nostro file in JPEG e se appunto si abilita solo se scattiamo JPEG, altrimenti sarà oscurata. E possiamo scegliere tra grande, media e piccola, LMS. Il terzo pulsante su Nikon D5600, che questa Nikon D3004 non ha, è il bracketing. Che cos'è il bracketing? Il bracketing è quella tecnica che ci permette di scattare 3 o 5 foto in rapida successione, variando l'esposizione di ogni scatto. Facciamo l'esempio di un'esposizione a 3 scatti. Il primo scatto verrà fatto a esposizione 0, quindi è perfettamente bilanciato, diciamo. Uno verrà sovraesposto di quanto noi decidiamo con questo valore e uno verrà sottoesposto dello stesso valore che abbiamo deciso. Sul bracketing faremo un video dedicato perché è un argomento un po' complesso. Comunque, per dirvi che cos'è un bracketing in modo molto veloce, è la tecnica che si utilizza per ottenere un'immagine HDR. Il bracketing però lo facciamo con l'immagine RAW, invece col JPEG abbiamo proprio il pulsante HDR. Adesso, come vedete, si attiva soltanto quando attiviamo il JPEG. E appunto permette di scattare un'immagine HDR già come scatto finito. Quindi farà automaticamente 3 scatti o 5 scatti, li unirà insieme e farà tutto in automatico. Voi dovrete semplicemente scattare la foto. La voce successiva è ADL, cioè il Daylight. Questo praticamente dice al sensore come interpretare l'immagine finale. Se l'attiviamo, lui cercherà di introdurre più dettagli possibile sia nelle alte luci che nelle ombre. Questo io sulla mia Nikon D5600 lo tengo sempre disattivato perché, come sappiamo, nella nostra macchina fotografica il software è molto piccolo e compatto, quindi andare a fare delle modifiche sul file finale io preferisco farlo in post-produzione. Quindi lo lascio disattivato sulla macchina fotografica per poi tutte queste cose farle in post-produzione. Però, se scattate in JPEG e volete ottenere il meglio da quel singolo scatto senza doverlo post-produrre, appunto vi consiglio di tenere il JPEG fine, attivare il delight, magari in modalità automatica o medio-alta, e attivare l'HDR. Così non dovrete post-produrre la foto e avrete un JPEG fatto e finito con un'ottima qualità.
Il punto successivo è il bilanciamento del bianco, WB, White Balance. Come dice la parola, questo è il bilanciamento del bianco, quindi imposta come verranno interpretati i bianchi è nel nostro scatto. Anche sul bilanciamento del bianco ci sarebbe tantissimo da parlare e farò un altro video un po' più avanti, perché è un concetto abbastanza importante e nella fotografia, specialmente nella post-produzione. Quindi per oggi ci limiteremo a capire che cos'è e come impostarlo. Essenzialmente vi sconsiglio di utilizzarlo in automatico, perché magari se stiamo scattando nella stessa location avremo, non so, 50-100 foto in base a quelle che noi scattiamo, tutte con un bilanciamento del bianco leggermente diverso, perché appunto in automatico la macchina fotografica cercherà di bilanciarli tutti come secondo lei è meglio quello scatto. Però quando poi noi andremo a editarle in Lightroom in post-produzione non avremo una omogeneità delle foto e quindi potremo applicare la stessa correzione a tutte le foto, ma per ognuna dovremo andare a modificare i parametri, e questo su pochi scatti non influisce, magari se ne abbiamo una ventina non ci porta via tanto tempo, ma quando incominciamo a editare magari una settimana intera di foto, questo ci fa perdere un sacco di tempo. Quindi il mio consiglio è di utilizzare 1/2 bilanciamenti del bianco. Se state scattando durante una giornata di sole splendido con poche nuvole e appunto nelle ore diciamo centrali della giornata, vi consiglio di utilizzare la modalità sole diretto, che è questa con questa immagine del sole. Altrimenti, se il cielo è un po' coperto o si sta andando verso la sera, vi consiglio di utilizzare quello con la nuvoletta, che è cloudy, nuvoloso insomma, e appunto questo vi aiuterà molto nella post produzione. La prossima impostazione che possiamo vedere sono gli ISO. Come abbiamo già visto nel triangolo dell'esposizione, vi lascio qua il link al video, sono 4, guardateli perché sono abbastanza importanti per capire il triangolo dell'esposizione. Questa impostazione ci permette di regolare gli ISO. Ovviamente qua non mi soffermo più di tanto perché sarebbe inutile. L'impostazione seguente è il Picture Control ed è anche questa una sorta di post-produzione che fa la nostra macchina fotografica all'immagine scattata. Con il Picture Control si può aumentare leggermente la saturazione, si può aumentare la nitidezza, il contrasto, insomma ci sono un po' di parametri. Io utilizzo il profilo quello più piatto possibile che c'era e in più l'ho editato, come vedete qui dall'asterisco, per avere sempre valori un po' più bassi, perché come vi dicevo prima con il D-Light, anche questo è una modifica che fa la macchina fotografica, quindi con un software piccolo, un software compresso, e ci toglie un po' di libertà alla post-produzione, magari andando ad aggiungere una nitidezza eccessiva all'immagine che diventa quasi di disturbo, e a toglierla in post-produzione si fa fatica, mentre a metterla più o meno riusciamo con un po' di sharpening, un po' di clarity, un po' di texture, insomma ci sono diverse modalità per farlo. Quindi vi consiglio anche voi, se state scattando un'immagine RAW e pensate di post-produrla, utilizzate un profilo basso, quindi all flat, che è proprio basso basso basso, oppure qualcosa di un pelo più alto, magari standard. Non andate sul vivid o sul landscape perché sono molto carichi di contrasto, di dettagli e di saturazione che magari ci vanno a rovinare un'immagine togliendoci la possibilità un po' di post produrla. Come abbiamo visto prima però, se volete uno scatto fatto e finito, già JPEG, già con l'HDR, già con la massima qualità che possiamo avere, questo vi consiglio di utilizzarlo all'inverso, cioè quindi usate il profilo Vivid o il profilo Landscape appunto per dare più saturazione all'immagine, più dettagli e più nitidezza. Soltanto però se scattate in JPEG e non volete editare la foto, se invece volete editarla per ottenere qualcosa di più, tenete un profilo basso. L'impostazione successiva è la modalità di fuoco, il tipo di fuoco, se metterlo automatico, manuale o servo, che praticamente la macchina continua a cercare di mettere a fuoco quello che ci interessa. Nella fotografia di paesaggio io consiglio sempre di utilizzarlo in manuale,
perché riuscirete ad ottenere il dettaglio minimo messo a fuoco, avrete a fuoco quello che volete e non a fuoco quello che non volete. Se volete tutto a fuoco, sappiamo come farlo, che è chiudendo i diaframmi. Però ovviamente se state camminando, se non potete fermarvi, mettervi su cavalletto, mettere a fuoco manuale, vi consiglio di usare AFS, quindi autofocus a punto singolo. La messa a fuoco continua ci aiuta se usiamo magari il display o se stiamo registrando video. Però purtroppo Nikon D5600 non è eccellente nella messa a fuoco dei video. Quindi anche quando io la utilizzo in casa per fare video metto il fuoco in manuale, perché ho provato più volte a tenere il fuoco continua sul mio volto, ma è veramente un sacco imprecisa e molte volte ero fuori fuoco per tipo l'80% della ripresa. La scelta successiva è dove mettere a fuoco e come mettere a fuoco. Abbiamo la modalità a punto singolo, dove decideremo noi quale punto verrà messo a fuoco, e la modalità manuale, quella diciamo a pieno schermo, dove sarà la fotocamera a decidere dove mettere il fuoco, cercando di mettere più o meno tutto a fuoco. Ho provato a utilizzare questa modalità nelle mie foto di paesaggio, ovviamente all'inizio, adesso non la uso più, ma mi sono trovato malissimo, perché nel cercare di mettere tutto a fuoco la fotocamera mette tutto a fuoco, ma mette tutto anche un po' fuori fuoco, nel senso non avremo il fuoco perfetto e tutto super nitido e super sharp, come si dice in inglese, ma avremo più un'immagine totale che ci sembrerà fuoco vista da lontano, ma se andiamo un po' a zoomare, avvicinare l'immagine, ci accorgiamo subito che non è una vera messa a fuoco fatta bene, diciamo. Quindi anche qui vi consiglio di utilizzare il punto singolo. La prossima impostazione è la misurazione esposimetrica ed è una cosa molto molto importante, perché appunto ci determina l'esposizione della nostra fotografia. E ci sono tre modalità. C'è la modalità matrix, dove la fotocamera cercherà di capire tutta l'immagine e farà una media dell'esposizione dell'intera immagine per ottenere l'esposizione perfetta, il punto zero. Questa è una modalità che consiglio di non utilizzare, perché se abbiamo delle zone in forte luce e delle zone un po' in ombra, rischieremo di ottenere un'immagine dove sia le zone in forte luce sia le zone in forte ombra non sono utilizzabili, perché magari avremo o troppa luminosità nelle zone chiare o troppa poca luminosità nelle zone scure. Quindi questa vi consiglio di non utilizzarla. Quella che a mio parere è la migliore da utilizzare è la misurazione pesata al centro, che è questa che vedete adesso, e questa non fa nient'altro che fare la media dell'esposizione, ma solo del centro dell'immagine. Quindi in base a noi cosa stiamo inquadrando andremo a decidere l'esposizione dell'immagine, e secondo me questa è la migliore. L'ultima modalità è quella a punto singolo. Questa non ve la consiglio assolutamente, perché basterà cambiare veramente di un millimetro l'inquadratura e cambierà anche l'esposizione, perché appunto prende solo un punto singolo. Quindi se stiamo inquadrando una parte un pochino all'ombra dovremo subito correggere l'esposizione ed aumentarla. Se ci muoviamo di un paio di centimetri e andiamo su una zona dove batte direttamente il sole, la macchina fotografica ci dirà che stiamo sovraesponendo l'immagine, quindi ci toccherà abbassarla. Non l'ho mai utilizzata questa modalità, appunto perché è veramente poco versatile e poco utile. Quindi vi consiglio, utilizzate quella a esposizione centrale. Le ultime due impostazioni sono quelle riguardanti al flash, ma ragazzi, credo che già lo sappiate, se stiamo facendo fotografia di paesaggio il flash non va assolutamente utilizzato, anzi strappatelo via dalla macchina fotografica, scordatevi del flash che è soltanto un problema, non usate il flash. La macchina fotografica monta il flash ma non va utilizzato, difatti quelle un po' più professionali non hanno neanche il flash montato in macchina. Per esempio la mia Panasonic G9 non ha il flash in macchina, difatti come invece hanno queste che poppa così, cioè questo è il male del mondo. Non utilizzate il flash, quindi non ve ne parlo neanche. E anche l'impostazione successiva è l'esposizione del flash o la compensazione, roba inutile, scordatevi, proprio dimenticate il flash nelle fotografie di paesaggio.
L'ultima impostazione invece è molto utile ed è la compensazione esposimetrica. Questo è un parametro molto molto importante, però è una cosa che si può utilizzare soltanto nelle modalità semi-manuali, cioè A e S, quindi priorità di diaframmi e priorità di tempi di scatto. E questo serve al fotografo per decidere se sovraesporre leggermente o sottoesporre leggermente l'immagine. Ovviamente questa impostazione richiede un po' più di pratica e di conoscenza della propria macchina fotografica. Io scattando già da diverso tempo con Nikon D5600 ho visto che è meglio sottoesporre leggermente l'immagine piuttosto che sovraesporla. Quindi mediamente quando scatto in A, perché io quando faccio le fotografie di paesaggio uso la modalità A, sottoespongo quasi sempre l'immagine di 0,3 o 0,7 stop, perché ho notato che su Nikon D5600 faccio meglio a recuperare appunto le zone di ombra rispetto alle zone di alta luce. Con le impostazioni rapide di Nikon D5600 e comunque di praticamente tutte le macchine fotografiche adesso in commercio, abbiamo terminato. Spero tantissimo che questo video vi sia stato d'aiuto e se è così lasciatemi un like per farmi capire che apprezzate questo contenuto. Se avete qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, scrivetemi qui nei commenti o anche su Instagram come chat privata. Seguitemi su Instagram, nicolas.toninelli, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!